Un altopiano di oltre 130 km quadrati, situato a 450 metri di altitudine. Questo è il Vallo di Diano, una terra intatta, ricca come non mai di offerte ambientali, arte, storia, cultura. Il territorio, situato in provincia di Salerno, al confine con la Basilicata, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, è facilmente raggiungibile con l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, su cui si aprono le uscite di Polla, Atena Lucana, Sala Consilina e Padula. Tutta la vallata fu un antichissimo lago pleistocenico, abitato fin dalla preistoria, come testimoniano le numerose grotte e i reperti in esse scoperti, da quella di Polla a quelle di Pertosa, del Pino a Sassano, di Montesano, fino alla grotta di Vallicelli a Monte San Giacomo. Oggi la vallata, fertile e verdissima, è attraversata dal fiume Tanagro che, insieme a sorgenti, torrenti, piccoli laghi, ne garantisce la fertilità e la ricchezza. La comunità montana del Vallo di Diano comprende 15 comuni, diversi per grandezza e offerte turistiche, culturali e ambientali, ma tutti accomunati da una storia importante e da un territorio di straordinaria bellezza. L'insieme si pone come una nuova e interessantissima meta di vacanze. Esclusa la mondanità e l'affollamento tipico ormai di tanti luoghi celebri del paese, il Vallo di Diano si presenta al turismo con proposte molto variate, ma basate soprattutto sulla natura, offrendo soggiorni privi di stress, naturali e salutistici. Particolarmente numerosi gli agriturismo, che offrono una gastronomia gustosa e legata profondamente all'anima contadina della gente del luogo, in un universo di sapori spesso dimenticati, ma tutti legati a prodotti assolutamente naturali. Non è un caso che a Teggiano si possa addirittura visitare un inconsueto museo delle erbe, un'occasione per scoprire la millenaria scienza popolare di utilizzare in mille maniere i prodotti della natura. La zona poi si presta ad una miriade di offerte sportive, fra le quali spiccano ancora quelle legate all'ambiente, passeggiate nei boschi, a piedi, in mountain bike o a cavallo, pesca sportiva o, per i più audaci, arrampicate in free climbing su panorami mozzafiato, mentre le correnti termiche generate dalla particolare conformazione della valle permetteranno di cimentarsi negli sport dell'aria. Chi infine voglia approfittare del luogo per ritemprare il corpo avrà a disposizione uno splendido centro termale a Montesano sulla Marcellana, dove si potranno effettuare, in un clima particolarmente rilassante, efficaci cure e svariati trattamenti. La vallata ha sempre avuto grande importanza nella storia, tanto che sono innumerevoli i personaggi storici che vi transitarono. A cominciare da Annibale, che l'attraversò col suo esercito nella sua folgorante campagna in Italia nel secondo secolo a.C. Vi soggiornarono poi importanti personaggi in epoca romana, mentre, sembra nei pressi di Teggiano, vi fu anche combattuta una battaglia fra Silla e l'esercito degli schiavi ribelli di Spartaco. Per passare poi a Carlo Pisacane, che proprio in questa zona, insieme ai suoi mitici 300, vide morire il suo coraggioso sogno di libertà. Al contrario di Garibaldi, che attraversando il vallo completò un altro tassello della sua marcia per la costruzione dell'Italia e che dimorò proprio in questo palazzetto di Casalbuono. A Padula nacque poi Joe Petrosino, il celebre poliziotto italo-americano ucciso in Sicilia dalla mafia, l'allora Mano Nera, e al quale la città natale ha dedicato, oltre che un museo, un bel monumento affacciato su uno dei più spettacolari scorci della vallata. Per chi ama la storia, quindi, le occasioni per ammirare antichi reperti non mancano, dai ponti romani come quelli di Sanza e di Sassano in località Peglio, fino ai reperti di archeologia industriale, quali mulini ad acqua e antiche ferriere. È a Polla, però, che incontriamo il resto romano più importante del Vallo di Diano, il mausoleo di Caio Uziano Rufo, detto volgarmente il Tempio.
Il monumento consiste di un basamento quadrangolare sormontato da un corpo cilindrico. Intorno sono conservati numerosi massi riccamente scolpiti. Altri interessanti resti si trovano ad Atena Lucana, che conserva nella forma del suo centro storico, detto in greco Larissa, cioè città fortificata, origini greche. E ancora le antiche testimonianze di Sala Consilina, il centro più grande della zona, una cittadina dalle antichissime origini che oggi si presenta come un importante e operoso centro agricolo, commerciale e industriale. Suggestiva è la visita alla Grancia e all'Antiquarium, mentre interessanti resti provenienti dalla sua antica necropoli si possono ammirare nello splendido museo archeologico della Lucania Occidentale, allestito all'interno della Certosa di Padula. Il museo, situato nell'antico alloggio del priore, conserva vasi, bronzi e suppellettili di grande bellezza e valore che risalgono fino al VII secolo a.C. e provengono da numerosi scavi effettuati nel vallo, compresa l'antica Consilinum, che fu un importante centro dell'antica Lucania e scomparve al tempo delle prime invasioni barbariche. Innumerevoli poi le testimonianze medievali. Qui siamo a Sanza, dove una bella torre medievale, con alla sommità un elegante orologio, ricorda ancora lo splendore che dovette raggiungere la cittadina. Splendore testimoniato anche da numerosi, raffinati portali che ricordano lo sviluppo artistico avuto dal paese nel XVIII secolo, quando tutto l'abitato fu ammodernato in senso barocco, con una tendenza che influenzò buona parte degli abitanti del vallo. Altre testimonianze medievali le troviamo a San Rufo, Sassano, Monte San Giacomo, dove appaiono all'improvviso antichissime fontane e numerosi palazzetti baronali dalle facciate nobili ed eleganti. E infine i castelli, altro itinerario di grande suggestione. Questi sono i resti di quello di Casalbuono, isolato come una piramide sulla cima di un colle e che fu feudo della Certosa di Padula. Il castello più importante di tutto il vallo è però quello di Teggiano, la cittadina più nota per le sue testimonianze storiche ed artistiche. Ameno luogo di villeggiatura, 600 metri di altitudine, l'abitato, il cui antico appellativo Dianum ha dato nome a tutta la vallata, è dominato dal suo magnifico castello del 1285, affacciato su un panorama mozzafiato e che fu teatro nel 1485 della mitica congiura dei baroni che si ribellarono a Federico d'Aragona. Terra fertilissima, grazie alle numerose sorgenti che la rinfrescano, il vallo, che come dicevamo fa parte del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, il secondo per estensione in Italia, è un'immensa oasi di verde che permette soggiorni freschi e piacevolissimi, oltre che lunghe e silenziose passeggiate nella natura. Ma anche una terra di natura incontaminata, come è testimoniato dalla ritrovata presenza di un gradito ospite che da circa 10 anni ha scelto il Vallo di Diano come sua dimora, la cicogna, a conferma della salubrità del posto. Non c'è comune della valle che non offra itinerari e passeggiate, come San Pietro al Tanagro e Sant'Arsenio, dal quale si potranno effettuare rilassanti passeggiate verso il Monte Carmelo. L'escursione più suggestiva è però quella a Monte Cervati, che con i suoi 1899 metri è la seconda vetta della Campania. L'itinerario può partire da Sanza, da Sassano o da Monte San Giacomo e si sviluppa su una strada che si inerpica lungo le pendici del monte, scoprendo angoli di natura intatta, rotti qua e là da piccoli insediamenti che garantiscono una piacevole sosta.
Il monte è celebre nella zona per un particolarissimo santuario, una grotta dove, secondo la leggenda, apparve la Madonna, la cui immagine è oggi conservata in un piccolo altare ed è venerata ogni anno con una spettacolare processione. Per chi voglia approfondire questo aspetto della zona, altri due interessanti musei permetteranno di conoscere la natura e le tradizioni locali. Il primo è situato a Teggiano ed è quello delle tradizioni contadine, un suggestivo ambiente che permette un viaggio straordinario nelle tradizioni e nell'artigianato locale. Il secondo museo ci permetterà un vero tuffo nel futuro. Siamo a Pertosa, una cittadina di soli 600 abitanti, ma ricca di fermenti sociali e culturali, dove ci accoglie il MIDA, un attrezzato museo multimediale destinato ad essere anche centro congressi e sede di concerti e di prestigiose manifestazioni. Il museo permette una vera e propria visita virtuale nella più celebre delle attrattive naturalistiche del Vallo di Diano, la Grotta di Pertosa, detta anche Grotta dell'Angelo o di San Michele, perché consacrata a questo santo, che si apre a poca distanza dall'abitato. Si tratta di un insieme di cunicoli e gallerie sotterranee che seguono il percorso di un antico fiume e che oggi è possibile percorrere ed ammirare con grande comodità. Conosciute fin dall'antichità, le prime vere ricerche scientifiche delle profonde cavità che si aprono a circa 70 metri sopra il corso del Tanagro furono effettuate nel 1897 e accertarono che esse furono abitate sin dall'età del bronzo e del ferro. La notorietà del luogo vi fu dopo l'apertura al pubblico negli anni 50. Oggi l'ingresso è di nuovo allagato come un tempo, dopo la costruzione di deviazioni dell'acqua destinata ad alimentare una centrale idroelettrica, e per accedervi occorre traghettare su grandi e suggestivi barconi. La visita, agevolata da un percorso attrezzato e illuminato con grande suggestione, permette di ammirare una collezione incredibile di stalattiti, stalagmiti, immense caverne, immagini surreali e fantastiche, ad ognuna delle quali è stato dato il nome dell'immagine che essa suggerisce. Ma un soggiorno nel Vallo di Diano potrà anche essere una splendida occasione per tuffarsi in un altro itinerario non meno interessante, quello della grande arte. Qui, ad esempio, siamo tra Sala Consilina e Padula, dove si può visitare un monumento assolutamente unico nel suo genere. Si tratta del Battistero di San Giovanni in Fonte, risalente al IV-V secolo. Splendido esempio di architettura paleocristiana, l'edificio appare molto singolare in quanto la vasca battesimale è perennemente riempita dall'acqua di una sorgente che sgorga nei pressi. Qui invece voliamo a Polla, altra bella cittadina dominata dalla mole del convento di Sant'Antonio risalente ai secoli XVI-XVII. Situato in una posizione panoramica, il complesso esplode di bellezza nell'interno della chiesa, le cui pareti sono completamente affrescate con opere della fine del Cinquecento. Colossale è l'affresco seicentesco della cupola, la Gloria del Paradiso di Domenico Sorrentino, ispirato al modello napoletano della Cappella di San Gennaro nel Duomo di Napoli.
pregevoli anche l'organo e il pulpito adornato di bassorilievi policromi del secolo XVII. Splendido infine il soffitto, adornato di 40 tele della metà del Seicento. Altre interessanti opere le troviamo ad esempio a Buonabitacolo, dove potremo ammirare pregevoli affreschi nella chiesa di Santa Maria degli Angeli e in quella della Santissima Trinità. Una vera e propria galleria d'arte è conservata nel Museo Diocesano di Teggiano, la cittadina che più di ogni altra conserva splendide testimonianze storiche e artistiche. Il museo, allestito nell'antica chiesa di San Pietro, conserva sculture, capitelli e suppelletti di età romana, oltre a sculture lignee, affreschi, stemmi e tombe medievali di grande valore e interesse artistico. E sempre a Teggiano non possiamo mancare la visita alla cattedrale Santa Maria Maggiore, aperta al culto nel 1274, ma forse esistente fin dai primi tempi cristiani. L'elegante interno conserva pregevoli opere di scultura, monumenti funebri riccamente decorati e uno splendido pulpito, risalente al 1279, opera di Melchiorre da Montalbano. Il monumento di gran lunga più importante del Vallo e che da solo meriterebbe una visita è la celebre Certosa di Padula, oggi divenuta grande attrattore culturale per volere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e della Regione Campania. Iscritto dall'UNESCO fra i beni mondiali da tutelare come patrimonio dell'umanità, il monumentale complesso è uno dei più maestosi e importanti edifici religiosi dell'Italia meridionale, il cui recente restauro ci ha restituito la solenne e splendida immagine che volle dargli il suo ideatore, Tommaso Sanseverino, conte di Marsico, nel 1306. La sua visita inizia dall'immenso atrio che dà subito un'idea delle dimensioni e fa apprezzare lo stile barocco che si manifesta sin dalla solenne facciata. L'interno si dipana tra chiostri, luoghi di preghiera e gli ambienti del convento dove dimoravano i monaci. Il tutto disposto intorno al chiostro centrale, uno spiazzo immenso che fa del monumento la più grande certosa d'Europa. Splendida è la chiesa, anch'essa di chiara ispirazione barocca e ricchissima di decorazioni e opere d'arte, malgrado la feroce spoliazione che ne fece Napoleone, depredandola di innumerevoli tesori. Bellissimo è l'altare centrale, di stucco lucido, con sofisticate incrostazioni di madreperla.
Notevoli anche i due cori riccamente intarsiati risalenti agli inizi del Cinquecento. Molto interessante è la visita alla cucina, dominata da un immenso camino e anch'essa decorata con affreschi. Spettacolare è poi la visione del refettorio, col bel pavimento maiolicato e affreschi del Settecento alle pareti. Un celebre ambiente del monumento è l'elegantissima scala a chiocciola che porta nei locali dell'antica biblioteca, che recenti studi vogliono addirittura datare al XV secolo. Un'altra solenne scalinata la troviamo in una torre ottagona all'estremità opposta dell'edificio. Fu costruita da Gaetano Barba intorno al 1760 e risente chiaramente dello stile del grande Luigi Vanvitelli. Lasciamo questa bellissima terra volando ancora sul suo sconfinato panorama. Una terra fertile e semplice, splendente nei suoi panorami e intrigante nel suo esibire una cultura antica che conquista senza opprimere anche il visitatore più esigente. Ma anche una terra di natura incontaminata che saprà restituirci antichi sapori e tradizioni che sembravano perse per sempre, arricchendoci il corpo e la mente in un'esperienza che sarà davvero molto difficile dimenticare.